Omran Mikhail Ivanov è nato in un piccolo villaggio macedone il 31 gennaio del 1900. Sin dai primi anni è estremamente sensibile ai diversi elementi che lo circondano. La piccola sorgente che scopre vicino a casa lo immerge in uno stato di rapimento. Trascorre ore a contemplarla. E più tardi l'acqua che sgorga dalla natura gli parlerà sempre della purezza. Il fuoco che osserva nel camino, questo fuoco che rischiara, che riscalda e mantiene la vita, lo porterà poco a poco verso una filosofia solare. Infine, i grandi alberi, sui quali adora arrampicarsi in ogni stagione, risvegliano in lui l'amore per le vette. All'età di 7 anni attraversa una prima grande prova. Il suo villaggio è assalito e bruciato, quindi deve esiliare in Bulgaria con i genitori. Ma suo padre muore all'improvviso e la sua famiglia si ritrova nella miseria. La sua gioventù trascorre in grande povertà e in condizioni sociali molto difficili. Non ha ancora 16 anni quando, meditando in riva al mare, alle valle del sole, entra in estasi. Questo è per lui il coronamento di esercizi spirituali assidui che compie dall'età di 12 anni. Si tratta di una vera illuminazione, come quella del Buddha e di certi esseri che sono diventati delle grandi guide spirituali dell'umanità. A 17 anni incontra il maestro spirituale Peter Deunov e diventa suo discepolo. Membro della sua fratellanza, segue i suoi consigli. Si prepara in segreto a una missione che non conosce ancora. Lavora intensamente per sviluppare le sue facoltà spirituali e passa molto tempo nelle montagne. Però non trascura il suo intelletto, prosegue i suoi studi universitari a Sofia. Diventa professore, poi direttore di collegio. Nel 1937 Peter Deunov gli affida la missione di recarsi in Francia per far conoscere il suo insegnamento. Arriva a Parigi il 22 luglio dello stesso anno. Nonostante le difficoltà causate dal suo statuto di straniero in questo paese, in mezzo al caos della Seconda Guerra Mondiale, tiene delle conferenze di fronte a centinaia di persone appartenenti a diversi strati sociali. Forma un gruppo fraterno, accorda molto tempo a coloro che sollecitano i suoi consigli, porta regolarmente soccorso alle persone in difficoltà. Fra i numerosi temi che sviluppa nelle sue conferenze c'è quello dello yoga del sole, questo yoga capace di condurre gli esseri umani nella luce, verso Dio sorgente di tutto. Spiega che contemplando il sole il mattino ci si può elevare, grazie al pensiero, sino alle regioni più sublimi e captare degli elementi capaci di fortificare il proprio organismo. La sua reputazione cresce e presto si trova confrontato alle gelosie, ai malintesi, ai rancori. Attraverso tutte queste difficoltà conserva la sua integrità, rifiuta i compromessi e continua il suo lavoro con la reiterata approvazione di Peter Deunov. Dopo grandi prove causate da accuse false, riprende il suo lavoro e continua a tenere quotidianamente delle conferenze. Egli è sempre disponibile verso tutti. Sostiene e accompagna coloro che chiama i suoi fratelli e le sue sorelle. A partire dal 1953 organizza dei congressi nel sud della Francia, in un luogo chiamato il Bonfim. Si tratta di un grande terreno arido che sarà trasformato nel corso degli anni in un vero giardino. Nel 1959, nel corso di un soggiorno di un anno in India,
Omran Mikhail Ivanov riceve da un grande maestro spirituale il suo nuovo nome. Varie volte incontra Nimkaroli Babaji, questo maestro spirituale molto conosciuto in India. Al suo ritorno in Francia, riassume le sue responsabilità nella fratellanza. Riprendendo i principali temi del suo insegnamento, parla, fra le altre cose, dello yoga della nutrizione. Il nutrimento, dice, è una lettera d'amore del Creatore. Essa mantiene la vita, essa rinnova le energie, non solo quelle del corpo fisico, ma quelle di tutti i nostri corpi che l'essere umano possiede. Egli parla molto dello yoga del sole, che è alla base del suo insegnamento. Dice che la luce è un'acqua che zampilla dal sole, che è la vera sorgente di vita che contiene i sette colori. Parla dell'amore, del potere creatore della donna, delle due nature dell'essere umano che devono unirsi nell'equilibrio, dei nostri legami stretti con la natura, dell'importanza della meditazione e della preghiera. Descrive il vero lavoro che consiste nel trasformare se stessi. Nel corso degli ultimi anni della sua vita, precisa che ha un lavoro da svolgere per tutti gli esseri del pianeta. Fra il 1960 e il 1986 viaggia molto, incontra dei personaggi importanti, così come delle persone molto comuni, degli uomini politici, dei ricercatori, degli astronomi, dei consiglieri spirituali, dei medium, dei musicisti. A tutti offre ciò che possiede di più prezioso, il suo amore, la sua saggezza, i suoi consigli. Dopo ognuno dei suoi viaggi rientra in Francia per ritrovare i fratelli e le sorelle della sua fratellanza che vengono dal mondo intero per lavorare spiritualmente con lui e nutrirsi dei suoi insegnamenti. È come un padre, un educatore meraviglioso. Dona dei metodi efficaci per sviluppare in sé la volontà, la gioia, l'amore, la saggezza. È il 25 dicembre del 1986 che lascia questo mondo, lasciando un insegnamento e dei consigli che rispondono ai problemi dei tempi nostri. La sua preoccupazione costante è stata di aiutare ciascuno a trovare la sua evoluzione spirituale, partecipando alla realizzazione di una famiglia planetaria, fraterna, che viva nella pace e nell'amore.